Ebbene sì, ho fatto un tutorial per Halloween prendendo spunto da un gioco online che si chiama Nostale. A Nostale io ci gioco dal 2008 più o meno e siccome su questo gioco è presente un personaggio che è appunto la Dark Gunner, ho pensato appunto di ispirarmi a questo personaggio e parecchio insomma da Halloween, almeno secondo me, no? E quindi niente, ho voluto riproporre questo trucco. Prima di mandarvi al tutorial voglio innanzitutto tranquillizzarvi, nel senso che questo qui è un trucco veramente facile. Io non ho dovuto comprare assolutamente niente perché mi sono servita delle cose che già avevo in casa, tra cui un ombretto in crema della Elf, che tipo lo odiavo perché faceva schifo, perché era strasecco e tutto. Mischiato con un po' di fondotinta ha dato l'effetto che vedete insomma adesso, per cui non è mai detta l'ultima parola per i prodotti, diciamo, che sono accantonati in un angolino e che non si usano. Cioè, si possono fare dei trucchi talmente divertenti, facili, veloci, senza veramente stare a smattare sia per i prodotti o che per altre cose, rispetto magari a un carnevale oppure a un capodanno o che ne so, a un Natale. E Halloween ti puoi sbizzarrire un po' di più perché ti basta veramente anche uno straccio addosso e un po' di pelle squartata, che già hai già il tuo trucco per Halloween. Non ho deciso di truccare anche il collo e le orecchie perché appunto nell'outfit le vado a coprire, perché appunto metto una fascia che poi in realtà è un coprispalle, invece di stare a comprare un cappello insomma, e poi qui sotto metto, cioè, ma ci sono i capelli, quindi non serve, diciamo, truccarsi il collo e le orecchie. Poi faccio vedere anche nel video che potete anche per esempio tirarvi su i capelli, però a quel punto dovreste poi truccare sia il collo che le orecchie. In questo video ho fatto anche un outfit che, vabbè, ho tirato fuori tutte le cose scure che avevo dentro l'armadio praticamente, e niente, ho buttato lì un po' di vestiti, mi sono messa un po' di vestiti addosso, un giubbottone del babbo, perché fa un pochino giubbottone del babbo grosso su una minuta, insomma fa un po' il suo effetto, e giustamente dei tacchi perché il Dark Gunner ovviamente non deve essere femminile. E niente, tutto qua. Potete comunque usare un vestito, delle calze rotte, ecco, secondo me se usate magari un vestito con dei fuseau, delle calze bucate, secondo me date ancora un po' di effetto un pochino più halloweenesco, si dice così. E quindi niente, detto questo spero che il video vi piaccia, sia il trucco che l'idea di outfit, ma comunque quella è... L'outfit secondo me è la cosa da meno, perché comunque è più facile. E niente, a me dispiace quasi salutarvi perché mi ero affezionata a questo video e spero che il montaggio vi sia piaciuto, ovviamente, perché ci metto sempre corpo e anima sia per girare che per montare. Questa è una piccola idea per Halloween. Vabbè, niente, vi saluto e nulla. E quindi vediamo come ho realizzato questo look. Video! Tutte. Allora, per prima cosa mi leggo i capelli. Poi prendo un correttore e lo uso sulle occhiaie e sul resto del viso dove serve. Sfumo con le dita. Ora prendo questo ombretto in crema della Elf, lo gratto un pochino con una spatolina e lo miscelo insieme al fondotinta. Lo applico sul viso con la spatolina e successivamente lo vado a stendere con un pennello a setole piatte. Applico un po' di cipria trasparente per fissare il tutto.
Poi con un pennello a setole morbide e piatte inizio prendendo una serie di colori scuri, il viola, l'indaco, il blu e il nero. Uso prima una matita blu per segnare le lacrime e poi una rossa per creare un viola. Con un po' di blu segno la zona vicino alle ciglia, sfumandola leggermente. Poi prendo un pennello a setole non troppo ampie e usando un colore indaco vado a sfumare le righe che ho tracciato prima. Poi da questa palette prendo il colore più scuro e lo uso sulla palpebra mobile. Il celeste chiaro sotto l'arcata. E il celeste sopra il sopracciglio. Ora invece vado a fare un contouring al naso, applicando poi l'illuminante. Lo applico anche in mezzo alle lacrime per farle risaltare. Applico la matita blu all'interno dell'occhio. Passando invece alle labbra, prendo un rossetto nero e lo vado ad applicare. Come ultimo step, con il dito vado a picchiettare del celeste e del bianco al centro delle labbra e un po' di rosso nella parte esterna. No, non mi puoi leccare. Ti metti un po' di rosetto nero anche te. Oh, lusimo sei. Vai, vai, vai. Giovane, che te vuoi andare fuori, lo so. Mamma, qua c'ho il tetto. Vuoi andare fuori, ho detto. Ma ancora è presto. Poi non è che posso andare fuori così, eh.